tappa bellissima quella che si è appena conclusa sullo Zoncolan e che ha concluso ormai due terzi del Giro d'Italia. Allora ne parliamo con una figura che quanto a Giro d'Italia è davvero molto molto esperto, ma non attendiamo oltre, lo ringraziamo, credo che sia sempre sullo Zoncolan il team manager per eccellenza, Gianni Savio. Gianni, buonasera e grazie per essere con noi. Grazie Roberto, un saluto cordiale a tutti i radioascoltatori. In questo caso davvero ne vogliamo approfittare della piattaforma streaming per scambiare due chiacchiere a caldo. Allora, Gianni, io mi servirò di te, ti premetto, anche come cronista. Sei un esperto ormai ultra navigato e in tutte le tue esperienze veramente ne hai viste un pochino di tutti i colori. Però partiamo subito in casa tua, diciamo. Oggi ha mandato all'attacco questo giovanissimo ucraino che risponde al nome di Andriy Ponomar, no? E chiedo, dico bene sostenendo che è il più giovane tra gli iscritti, tra i partecipanti al Giro d'Italia? È assolutamente il più giovane, ha solo 18 anni ed è un ragazzo di talento. Oggi ha interpretato molto bene la corsa. Nella riunione tecnica del mattino avevamo appunto affidato certi compiti. Lui era tra i corridori che avrebbe dovuto entrare nella fuga e si pensava che la fuga potesse arrivare. Oggi una di quelle tappe dove normalmente esistono due corse nella stessa gara, e così è stato. È stato bravo Andriy Ponomar, poi si è fatto prendere anche da un certo entusiasmo e nel finale addirittura attaccato quando si trovava nel gruppetto dei fuggitivi. Comunque una buona prestazione la sua. È sembrato Gianni anche un pochino nervoso, sia un pochino, come si dice in Toscana, piluccato, qualche scambio di battute con Alessandro Covi, perché secondo lui, secondo il tuo ragazzo, non collaborava troppo. Insomma, è un ragazzo che va gestito e magari sotto il tuo insegnamento la scuola non mancherà. Io sono convinto che è una persona che ha talento fisico e anche, direi che è anche gioviale caratterialmente, si è integrato molto bene nella squadra, quindi deve acquisire esperienza, perché ovviamente lui praticamente passa dalla categoria juniores, dove non dimentichiamolo è stato campione europeo, direttamente ai professionisti, quindi è un passaggio che all'inizio comporta alcune problematiche. Noi non gli mettiamo nessuna pressione, l'abbiamo presentato qui al Giro perché pur con i suoi 18 anni è un ragazzo anche fisicamente già formato e vedremo strada facendo. Comunque sinora ha interpretato molto bene la corsa, la dimostrazione che oggi è uscito in questa fuga e non è facile in questo Giro andare in fuga. Fossetti Costruzioni, sinonimo di qualità ed efficienza. Al tuo fianco, dalla progettazione alla messa in opera. Ristrutturazioni e nuove costruzioni. Tempi rapidi di realizzazione e consegna. Chiedi un preventivo o la disponibilità di nuove costruzioni in vendita. www.fossetticostruzionisrl.com. Stasera però gli direi qualcosa. Ovviamente è attraverso gli errori che si costruiscono poi campioni del futuro, gli errori sotto poi l'opportuno insegnamento, o pensi che tutto sommato sia andato tutto bene così? No, direi che oggi è andato bene così, perché lui nell'esuberanza del sentirsi bene, di essere entusiasta praticamente, di interpretare una tappa della corsa più importante, di una delle tre corse più importanti del calendario internazionale, è ovvio che si è lasciato trascinare dall'entusiasmo, attaccato, e probabilmente in quel frangente lui pensava ancora di essere pur ad alto livello, ma nella categoria juniores. Invece qui è tutt'altra cosa. È un'esperienza che
che si è fatta, e quindi bene così, nulla da, nulla né da recriminare assolutamente. Gianni, tu hai sempre avuto formazioni a cui hai dato l'input di attaccare, però è anche vero che in molte edizioni della Corsa Rosa hai saputo riservare grandi e belle sorprese nella terza settimana, senza svelarci nei particolari, ma qualcosa c'è sempre, qualche sogno nel cassetto per quest'ultima settimana? Ripetiamo, 14 tappe, due terzi di giro che se ne sono andati. Sì, ovviamente il nostro obiettivo, però hai usato il termine giusto, sogno, sarebbe di conquistare una tappa. Molto difficile, però ci proveremo. E le tappe, noi possiamo conquistarle, le vittorie di tappa, la vittoria di tappa, possiamo conquistarla naturalmente attaccando da lontano, come in effetti sta avvenendo in questo giro. Poi si attacca da lontano, nel finale c'è una selezione naturale che poi dipende anche da tante variabili, e però un fuggitivo riesce a tagliare la linea del traguardo. Speriamo sia così per noi nella terza settimana del giro. Adesso però, Gianni, in quest'ultima parte dell'intervista ci devi un pochino dare una mano da cronista e anche da analista. Sappiamo l'affetto, il legame appunto che tu hai con l'attuale maglia rosa Egan Bernal, che in fondo non nascondiamo nulla a dire che è una tua scoperta, però ti chiediamo anche: è davvero imbattibile? Oggi qualcuno dei tuoi colleghi può aver sbagliato qualcosa? Cosa monopolizzerà secondo te anche l'ultima settimana? Ma Egan Bernal è un campione, perché è un ragazzo che alla sua età si è già aggiudicato un Tour de France, lo dimostrano i fatti, e quindi attualmente ha un'ottima condizione. Io dissi anche lo scorso anno che se riusciva a risolvere il problema che aveva alla schiena sarebbe tornato Egan Bernal ad alto livello. Così è stato, e quindi se le cose seguono il loro corso, lo ritengo in questo giro quasi imbattibile, perché è forte lui, è un campione, ha un'ottima condizione, si è preparato bene e non dimentichiamo, ha una grande squadra al suo servizio. Gianni, appare e traspare ovviamente negli sguardi, nelle affermazioni di questo giovane campione, di questo giovane fuoriclasse, una nitidezza, una sincerità che genuina proprio. E anche oggi ha insistito col mal di schiena. Questo conforto che ha avuto nel non avvertire il mal di schiena, questo era un problema che ti aveva segnalato anche ai tempi in cui era sotto la tua squadra? Allora, ma questo è subentrato dopo, in seguito alla caduta che lui aveva avuto, ed erano stati appunto gli strascichi, non era riuscito a risolverlo subito, per cui poi in questi casi subentra anche il fatto di volere riprendere a correre, di volere, come si suol dire, bruciare un po' le tappe in questo caso della convalescenza che avrebbe dovuto fare. Quindi questo dolore si è protratto e naturalmente lo scorso anno l'ha condizionato totalmente. Risolto questo, è un campione. Io dissi l'anno scorso, quando vinse al Tour de France, che sarebbe nata l'era Bernal. Adesso poi credo che Egan Bernal, Remco Evenepoel, anche se oggi ha perso terreno, ma non dimentichiamo che lui ha avuto un incidente grave, si è ripreso e quindi credo non sia riuscito ad attuare una preparazione adeguata per essere protagonista qui al Giro. Poi i due sloveni, Pogačar e Roglic, io vedo in questo poker d'assi
corridori sapranno dare grandi soddisfazioni ai loro tifosi e grande spettacolo a tutti coloro che seguono il ciclismo. Non vogliamo approfittare oltre di te, ti auguriamo ovviamente buon lavoro, buon rientro e buon giro, insomma. Grazie, grazie mille, buon lavoro anche a voi e ci sentiamo nel corso del giro, sperando comunque di avere sempre corridori protagonisti. Approfitteremo sicuramente della tua disponibilità e cordialità. Ancora buon lavoro, Gianni. Grazie, altrettanto a voi. Buona serata.